Operazione Narcos, 23 le persone arrestate per un totale di 37 indagate al termine del blitz antidroga scattato all'alba nel Materano. Le piazze di spaccio tra pisticci e i centri della collina materana, con qualche sconfinamento anche nel Potentino. Violenza sessuale di gruppo su due minorenni inglesi al via stamani gli interrogatori di garanzia, i primi ad essere ascoltati, i quattro arrestati. Il nostro collegamento da Pisticci. Emergenza coronavirus, 62 tamponi processati nel weekend, 3 i positivi, ma i contagi potrebbero aumentare, 4 i casi in attesa di conferma. A Potenza una veglia di preghiera per Willy Monteiro, il ragazzo massacrato di botte a Colleferro. Parleremo infine degli europei di volley under 18. L'Italia di Mister Fanizza si aggiudica l'oro. Il campionato, conclusosi a Lecce, aveva preso il via da Villa d'Agri. Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sulla Nuova TV. Lo avete sentito dei titoli in apertura nel nostro TG di oggi. C'è la cronaca giudiziaria con il blitz antidroga scattato all'alba nel Materano. 23 gli arresti nell'ambito di un'operazione coordinata dalla DDA di Potenza a carico di una presunta associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Per tutti i dettagli sentiamo Fabrizio Di Vito. Droga, armi, torture, violenze e persino un codice d'onore. La presunta associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente attiva nel Materano, aveva per la DDA di Potenza tutte le caratteristiche di un clan mafioso, ma questa aggravante è stata esclusa dalla GIP del Tribunale del Capoluogo Lucano, che ha comunque emesso 37 misure cautelari a carico di soggetti accusati di aver avuto a vario titolo un ruolo nel sodalizio capeggiato, secondo gli inquirenti, da Angelo Calvello, 36enne di Stigliano, ritenuto vicino a organizzazioni mafiose del Materano. L'organizzazione poteva contare su un cospicuo numero di affiliati ai quali, in stile camorristico, venivano affidate le varie piazze di spaccio, collocate soprattutto tra Pisticci e i centri della collina materana, con qualche sconfinamento anche nel Potentino. Cocaina, hashish ed eroina, nonché droghe sintetiche, arrivavano prevalentemente dalla zona di Noicattaro in Puglia. In carcere, oltre a Calvello, peraltro già detenuto, sono finiti Donato Pascarelli, Domenico Lardino, Nicola Annoscia, Rocco Iannicella, Antonello Palmiotto, Antonio Iannicella e Domenico Rigireto. Altre 15 persone sono finite agli arresti domiciliari, mentre in 14 sono stati sottoposti all'obbligo di dimora. Il gruppo aveva anche la disponibilità di armi ed esercitava una forte azione di controllo del territorio attraverso l'uso della violenza, talvolta anche nei confronti degli affiliati che violavano il codice d'onore interno al sodalizio. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa dal procuratore Francesco Curcio, dal neocomandante provinciale dei carabinieri di Matera Nicola Roberto Lerario e dal capitano della compagnia di Pisticci Massimo Cipolla. È un'organizzazione che è stata disarticolata con più di 30 arresti e diciamo che la caratteristica che ci ha maggiormente colpito e che lascia sconcertati è l'uso di una violenza a volte belluina nei confronti di soggetti che si contrapponessero o che non stavano ai patti. Purtroppo il mondo della droga non è regolato dalle norme del codice civile. Se uno ha un credito verso un soggetto, l'unico modo per recuperarlo è quello di farsi violenza. Ma qui abbiamo una violenza feroce che a volte viene indirizzata anche verso i congiunti dei soggetti che avevano un debito verso l'organizzazione, il che porta a conseguenze molto gravi in termini anche di pericolo per l'ordine pubblico, per l'incolumità. La struttura è quella delle moderne organizzazioni che operano in questo ambito, e cioè vi è una fornitura che viene fatta a livello centrale al soggetto che ha maggiori disponibilità finanziarie, che ha i suoi canali di approvvigionamento, e poi una serie di piazze di spaccio che in questo caso coprono gran parte della provincia di Matera, gestite da singoli responsabili della piazza. L'organizzazione che voleva, come dire, utilizzare questo tipo di mentalità che a volte vediamo anche nei film sulle organizzazioni mafiose, cioè bisognava rispettare un codice d'onore anche nei rapporti con l'altro sesso. Quindi l'affiliato che avesse delle relazioni con delle donne che non potevano essere avvicinate veniva ammonito, picchiato e punito.
Ancora cronaca giudiziaria, perché sono cominciati stamani nel Palazzo di Giustizia di Matera gli interrogatori di garanzia delle persone indagate nell'ambito dell'indagine sulla violenza sessuale di gruppo subita da due turiste minorenni inglesi di 16 e 15 anni durante una festa in una villa di Marconia di Pisticci la notte tra il 7 e l'8 settembre scorso. I primi ad essere interrogati dal GIP Angelo Onorati, quattro giovani arrestati, Michele Masiello di 23 anni, Alberto Lopatriello di 22, Alessandro Zuccaro 21 e Giuseppe Gargano di 19. Poi dovrebbero essere ascoltati anche gli altri tre giovani indagati a piede libero. E Pisticci è una comunità scossa dai fatti di cronaca di questi giorni. È andata per noi sul posto la collega Mariolina Notar Giacomo, che abbiamo in collegamento. Mariolina, a te. Sì, come state vedendo ci troviamo di fronte alla sede del commissariato della frazione di Marconia di Pisticci. La polizia sta proseguendo le indagini relative alla violenza e agli abusi subiti dalle due ragazze qui proprio a Pisticci. Sono al vaglio degli inquirenti i cellulari sequestrati ai giovani che si ritengono coinvolti in questa vicenda. I primi quattro, sappiamo, tutti ventenni arrestati, perché durante l'interrogatorio delle giovani è emerso che qualcuno avrebbe filmato il momento della violenza e per questo la polizia sta valutando e sta verificando il contenuto degli apparecchi dei ragazzi. Si sono svolti oggi nella procura, al tribunale di Matera, gli interrogatori di garanzia dei primi quattro arrestati e continuano ad emergere degli aspetti relativi alla vicenda. Uno di questi ancora una volta raccontato da una delle ragazze che è vittima della violenza, dello stupro, che ha raccontato di essere arrivata alla festa alla quale era presente una ventina di persone. Ragazza subito avvicinata da uno di questi giovani che le ha offerto da bere. Subito dopo la giovane si sarebbe sentita male, molto probabilmente all'interno di questa bevanda che le è stata offerta molto probabilmente vi era qualche sostanza, qualche allucinogeno che avrebbe appunto fatto sentir male la ragazza, la giovane. E sappiamo anche che Pisticci ancora una volta è balzata agli onori della cronaca per un altro episodio, quello che ha visto oggi la DDA procedere agli arresti. Si tratta di 23 arresti, molti dei quali, la maggior parte dei quali, eseguiti nel centro di Stigliano, ma che vede ancora Pisticci coinvolta come base logistica di un'associazione per delinquere dedicata appunto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Abbiamo ascoltato il sindaco della città di Pisticci, Viviana Verri. Sappiamo che il comune comunque immediatamente ha deciso di costituirsi parte civile nel caso dovesse instaurarsi un processo a carico delle persone coinvolte. Ascoltiamo l'intervista che ci ha rilasciato il sindaco di Pisticci, Viviana Verri. Sindaco, non si sono ancora spenti i riflettori su Pisticci per un fatto grave che ha visto coinvolta la comunità che lei amministra. Anche oggi nuovi arresti, un'operazione della DDA per droga con anche Pisticci coinvolta. Che sta succedendo? Sì, la nostra comunità in questi giorni è scossa da questi terribili eventi. La violenza di gruppo, oggi le ultime notizie degli arresti. Che sta succedendo? Ce lo chiediamo anche noi e confidiamo naturalmente nell'operato delle forze dell'ordine che in questi giorni, con le attività che stanno compiendo, ci danno contezza del fatto che c'è molta attenzione sul territorio e che evidentemente già da tempo c'era. Il fatto che i colpevoli vengano assicurati alla giustizia per noi è un segnale importante e significa questo. Questa è una bella comunità che per carità non è esente, non è immune purtroppo da questi episodi, ma che vengano puniti, questo è un segnale per noi importante. Lei ha parlato di delle persone coinvolte, comunque sono tutti giovani ventenni di Pisticci, lei credo conosca anche le famiglie.
Sì, è una storia che ha coinvolto, anzi ha sconvolto tante famiglie. Questi ragazzi, diciamo, hanno un'estrazione sociale da più diversa, insomma. Che dire, in alcuni casi possiamo dire che non ci sorprende più di tanto perché non sono nuovi ad essere attenzionati dalle forze dell'ordine. Certo, una cosa così grave, con una tale brutalità, nessuno se l'aspettava, ci ha lasciato davvero, davvero sconvolti, ma adesso ecco, è il momento della riflessione da parte di tutta la comunità, che ripeto, lo sottolineo e lo sottoscrivo, è una comunità sana, non saranno poche mele marce a rovinare un territorio che è un territorio fatto di famiglie operose, di persone per bene, anzi che vengano assicurati alla giustizia e che i processi si facciano nelle sedi opportune. Noi adesso come comunità dobbiamo unirci alle famiglie delle due ragazze a cui va tutta la nostra solidarietà e anche alle famiglie degli autori di questi reati affinché riescano a recuperare anche questi ragazzi. Bene, queste dunque le parole del sindaco di Pisticci, Viviana Verri. L'abbiamo sentito, la comunità comunque si è stretta attorno alla famiglia delle vittime e ne è la testimonianza anche alcuni fiocchi rosa che sono stati affissi ai cancelli e agli ingressi delle abitazioni. Per me è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Mariolina, e noi da studio restiamo in tema. Non solo fiocchi rosa ma anche palloncini sono stati fatti volare in cielo ieri sera a Marconia al termine della Santa Messa officiata sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni Bosco da Monsignor Caiazzo, Arcivescovo di Matera Irsina, un momento voluto dall'Associazione Agata per condannare e prendere le distanze da quanto è accaduto a Pisticci. Ogni violenza inferta alla donna, ha detto Monsignor Caiazzo, è una profanazione di Dio. Passiamo all'emergenza coronavirus, 62 i tamponi processati nelle ultime 24 ore, 3 i positivi, ma ci sono altri 4 casi in attesa di conferma. Tutti i dettagli da Michelangelo Russo. Appena una sessantina gli ultimi tamponi effettuati ed esaminati ieri, che si aggiungono ai 360 di sabato. Nessun positivo è spuntato fuori dalla processazione domenicale, mentre 3 erano stati i contagi accertati il giorno prima a Lavello, Metaponto e Sarconi, un dipendente FCA domiciliato nella città d'Auna, un'infermiera residente a Matera ma che attualmente alloggia in un villaggio turistico ionico ed un marocchino tornato dal suo paese nel comune Valdagrino. Confermate anche le voci sulle 3 guarigioni riguardanti un pugliese, il ginosino ricoverato sempre in terapia intensiva al Madonna delle Grazie, risultato negativo al doppio tampone di verifica ma in condizioni ancora considerate difficili dai sanitari, e un giovane di Palazzo San Gervasio. Tuttavia nel Materano ci sarebbero ben 4 casi positivi, 3 di contatto in città ed uno relativo ad una persona che risiede nel comune di Montalbano Ionico, che secondo procedura però richiedono la conferma in laboratorio, in questo caso a Matera. 83 allo stato attuale lucani positivi, di cui 78 in isolamento domiciliare, 6 ricoverati, 5 dei quali agli infettivi. Da monitorare anche lo stato di salute di altri 51 pazienti Covid, 7 persone di fuori regione, 9 stranieri e 30 migranti ospitati nei centri d'accoglienza, 3 braccianti agricoli a Palazzo San Gervasio, un lucano in isolamento nel Lazio ed un altro diagnosticato in Puglia ma in isolamento in Basilicata. Nella giornata di ieri sono stati effettuati test soltanto ai neodegenti delle strutture ospedaliere, ma è da mesi che la maggioranza dei tamponi eseguiti in regione è appannaggio delle strutture private, che li eseguono a intero carico del cittadino, mentre la parte pubblica non supera di solito i 350-500 giornalieri. I 2000 tamponi al giorno promessi non si sa che fine abbiano fatto. La Protezione Civile avrebbe consegnato e sta consegnando numerosi kit di analisi per tampone che vengono utilizzati in minima parte. E si sa anche che i cittadini per avere un tampone arrancano anche quando ne hanno diritto e sono costretti a rivolgersi al privato. Eppure si registrano sempre più casi di positività dopo il periodo estivo e l'apertura delle scuole è imminente.
E prima di passare la linea alla regia per la pubblicità, vi ricordo che riprendono nel pomeriggio gli spazi informativi della Nuova TV dedicati agli appuntamenti elettorali del 20 e 21 settembre. Per quanto riguarda il referendum sul taglio dei parlamentari, oggi ospiti Agnese Gallicchio, senatrice del Movimento 5 Stelle a sostegno del sì, e Nicola Savino, già parlamentare a supporto delle tesi del no. Appuntamento alle 15 e replica alle 17.30 e alle 21.30 sulla Nuova TV e anche in streaming su lanuova.net. Subito dopo, alle 15.30, il nostro spazio dedicato alle amministrative. Ospiti di oggi Domenico Bennardi, candidato sindaco a Matera, a seguire intervista a Tonio Brigante, aspirante primo cittadino di Lago Negro. Le due tribune saranno trasmesse, oltre che alle 15.30, anche in replica alle 18 e alle 22. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A dopo. Fai ripartire la tua azienda con La Nuova, quotidiani, TV e web. Richiedi il tuo bonus pubblicità 2020, agevolazioni sugli investimenti pubblicitari e rimborso al 50%. Per informazioni contattaci al numero 0971 47 65 52 o tramite mail all'indirizzo info@lanuova.net. E dopo la pubblicità riprendiamo il nostro TG, ripartiamo dalla cronaca. Palazzo San Gervasio, ieri sera nei pressi della statale 168, un ragazzo è stato soccorso dal 118 dopo essere stato raggiunto in varie parti del corpo da alcuni pallini partiti da un'arma da fuoco. I sanitari allertati dai carabinieri sono giunti sul posto in eliambulanza. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale San Carlo di Potenza in codice giallo. A Potenza ieri sera una veglia di preghiera per Willy Monteiro, il 21enne ucciso a Colleferro. A promuoverla l'Azione Cattolica della parrocchia di Santa Maria del Sepolcro, ce ne parla Mara Risola. Willy Monteiro Duarte era un giovane cerrino, un membro dell'Azione Cattolica della parrocchia della sua città, e il suo impegno per la CR lo aveva formato nella consapevolezza del rispetto dell'altro. Rispetto che i suoi aggressori non hanno riservato per la sua persona. L'omicidio di Colleferro ha distrutto una famiglia, scosso l'Italia ma anche la comunità della CR nazionale. L'Azione Cattolica della parrocchia di Santa Maria del Sepolcro di Potenza, in particolare il settore giovani, ha dedicato una veglia di riflessione e di preghiera per Willy. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti tutti, soprattutto i giovani. I giovani di questa parrocchia, dopo lo sgomento che ha suscitato questa notizia, hanno ritenuto di dover celebrare, diciamo così, il bene che emerge da questa storia. Non soltanto pregare per Willy, pregare anche per coloro che l'hanno ucciso, cercando di trarre dalla lezione di Willy il messaggio autenticamente evangelico. Allo sgomento per la barbarie di questo omicidio ha fatto seguito la ferma consapevolezza del valore della testimonianza di Willy e dunque la necessità di celebrare con la comunità cittadina il bene da Willy compiuto con slancio e generosità straordinari. Dare la vita, servire il fratello. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per il proprio amico. Willy l'ha fatto, era un giovane di Azione Cattolica. Loro dicono così, aveva un giardino dentro e quindi al momento opportuno ha saputo dare un fiore a chi aveva bisogno di quel fiore, il suo compagno di scuola in difficoltà. Willy, senza pensarci, si è lanciato per difenderlo, si è lanciato in difesa di questo ragazzo. E siamo allo sport, parliamo degli europei di volley under 18. L'Italia di mister Fanizza si aggiudica l'oro. Il campionato conclusosi a Lecce aveva preso il via da Villa d'Agri, il servizio di Luigi Santopietro. Si è chiuso in trionfo il campionato europeo under 18 maschile della nazionale italiana, vincitrice della medaglia d'oro nella finale contro la Repubblica Ceca, battuta 3-0 in un match senza storia.
Dopo 23 anni, Vincenzo Fanizza ha così riportato sul gradino più alto del podio continentale la nazionale azzurra pre-juniores. L'unico precedente risaliva al 97, vittoria a Puchov degli azzurrini guidati da Fausto Polidori. L'oro di questa sera è il terzo consecutivo per Fanizza e il suo staff, dopo i trionfi dello scorso anno nell'Olympic Festival e nel Mondiale Under 19. Con la vittoria di questa sera salgono a 8 le medaglie complessive dell'Italia agli europei pre-juniores. 1995 argento a Barcellona, 1997 oro a Puchov, 2003 bronzo a Zagabria, 2005 bronzo a Riga, 2015 argento a Sakarya, 2017 argento a Gior, 2018 bronzo a Zlin, 2020 oro a Lecce e Marsico-Vetere. Ed è una medaglia che in parte può godersi anche la Basilicata, perché se è vero che la finale è stata conquistata a Lecce, è altrettanto vero che il percorso che ha portato alla conquista del tetto d'Europa è iniziato nel palazzetto di Villa d'Agri, che può vantarsi di aver ospitato i campioni d'Europa, oltre che le finali dal quinto all'ottavo posto con la Germania che finisce davanti a Belgio, Turchia e Bielorussia. Sul gradino più basso del podio invece è salita la Polonia, vincitrice nella finalina contro la Bulgaria per 1-3. A raccontare il monologo azzurro è coach Vincenzo Fanizza. Sono felice per tutti, scusate l'emozione, ma per quello che proviamo ci emozioniamo ancora adesso, perciò sono contentissimo di quello che abbiamo fatto, scusate la voce ma non ne ho più. Sono contento, questi ragazzi ci hanno regalato una gioia immensa all'intero movimento e basta, cioè, non so trovare altro perché sinceramente sono molto emozionato e ovviamente dedico questo alla mia famiglia, perciò va bene tutto. Francesco Quagliozzi spiega cosa si prova. Una soddisfazione grandissima e sicuramente è il frutto di questi due mesi difficilissimi. Ma i sogni vanno anche oltre. Sogniamo di vincere il mondiale. E la Basilicata si veste di tricolore grazie a Niki Russo, che a Jesolo, nei campionati assoluti italiani paralimpici di atletica leggera, si è piazzato al primo posto nella gara del lancio del peso, classificandosi al primo posto nella categoria F37 con 11 metri e 59 centimetri. L'atleta, che gareggia per la Cassa di Risparmio di Lucca, società affiliata alla Fispes Toscana, continua ad essere fortemente legato alla Basilicata. Infatti si allena presso il campo scuola di atletica leggera di Potenza, affiancato dal preparatore Pierpaolo Zaccaro, responsabile tecnico regionale Fispes e presidente dell'EOS di atletica leggera di Potenza. Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 19. Buon proseguimento di giornata.